Eccoci qua. Qua. Anna Senatore, Luigi Zappa, dopo questo meraviglioso, non dovrei dirlo io, però per me è stato davvero molto bello questo rituale. Sottoscrivo e amplifico. Molto molto difficile da descrivere perché quando si è come dire bombardati positivamente da emozioni che arrivano da tutte le parti del corpo, è bello e uno si lascia andare e sembra di essere in paradiso. Ora io non ci sono stato, ma insomma, È un paradiso terrestre. deve essere qualcosa che, se non è paradiso, te assomiglia bene, diciamo, ecco. Ecco, spieghiamo nel dettaglio. Questo rituale ti ha consentito di avere un corpo a corpo in nudità col mio corpo ed era la primissima volta in assoluto che questo contatto che già è intimo, però ci sono i vestiti, in realtà tu l'hai percepito pelle Sì, su pelle i vestiti si sono assentati un attimo e e devo per dire me è che abbiamo stato. sperimentato il doppio abbraccio, dove io ti abbracciavo dietro e poi invece sono passata anche davanti. E nel mio caso ho apprezzato molto di più quando io ero dietro perché c'era molta più aderenza col tuo corpo, e invece quando ero davanti, proprio perché hai una conformazione che le tue costole vanno un po' anche quasi a cuneo, non mi hanno consentito il classico abbraccio, però suppongo che per te forse sia stato differente. Sì. Comunque Quindi vogliamo lasciare questa testimonianza? cercherò di studiare di più Studiare cosa? la prossima volta cerco di superare anche questo esame, diciamo, sia nel lato, come dire, bifronte, diciamo, Ah, nel giusto che senso che lo è elaborerai come percezione. esatto. Facciamo così Sì. allora, cosa di tutto il rituale della Dea è stato la cosa che adesso, proprio in questo momento, ti è piaciuta più di ogni altra cosa? La libertà di poter esplorare il tuo corpo, cosa che non era mai avvenuto in mondo, ovviamente solo con te, ma con nessuna donna, e quindi Quindi il passaggio, sentirti. quello dove quando eravamo abbracciati e io ero di fronte a te, mi hai chiesto se potevi Sì. Sì. provare ed è stato bello questo. Tu hai sperimentato quanta mobilità questo braccio ha, adesso perché in effetti ad alzarlo l'hai alzato da solo, tu riesci ad Sì. alzarlo? Ecco, forse ti ho aiutato un po' io, Sì. l'ho messo attorno al mio corpo e tu sei riuscito praticamente a sperimentare. Immaginando che qui era la mia schiena, sei riuscito ad arrivare quasi al mio fondoschiena, percependo per la prima volta il corpo di una donna. Nella massima libertà provando, dicendo il ridico, cioè che non. Niente era previsto, per questo che dico un po', è stato un esplorare e anche un esplorarmi, perché io non sapevo quali erano i miei limiti fisici su un'altra persona e soprattutto non sapevo cosa scaturiva accarezzare. Lo dico, la pelle di una bella donna. E quindi, se Quindi devo questa dire per. percezione proprio tattile attraverso la mano, attraverso le dita e al tempo stesso E cosa comunque, risuonava dentro. ovviamente eravamo e siamo due corpi, ma pur a livello dell'amicizia, ma avere un'intimità come se fossimo una cosa sola, diciamo così. E c'è da dire una cosa che la voglio testimoniare. Sapere che quello che lui ha vissuto, lo ha vissuto a 54 anni. Penso che nessuno dovrebbe arrivare a Sì, 54 anni sono
senza aver percepito il contatto fisico che dovrebbe essere così normale e naturale per tutti. Ogni essere umano non può limitarsi a solo alle cure igieniche e sanitarie fisioterapiche. Confermo tutto, sarebbe, non so quanto vuoi, che non si tratta di credere o non credere nel paranormale, però sarebbe come dire che noi siamo fatti solo, e ovviamente non è così, solo di carne e ossa, cioè non sono le nostre solo e appunto capacità. Una volta che una persona si è lavata, no, siamo corpo, no, e anima. Abbiamo bisogno dell'aspetto. E confermo che anch'io, diciamo, sono stato il primo a dire, meglio tardi che mai, però quando poi si provano certe cose, uno non guarda più indietro, dire oddio se... magari stai guardando avanti e dire esatto, è una cosa che nessuno me la può più togliere. Brava, allora mi ritengo fortunato già del momento in cui la sto vivendo, e poi da lì so che posso solo andare avanti, e questo tipo di esperienze credo proprio che mi migliorino. Quindi a questo proposito mi verrebbe da dire, ti sentiresti più stimolato anche ad avere degli incontri rispetto magari a quelli online su Facebook, di poter invitare una donna a poter sperimentare, visto che l'hai già sperimentato con me, di chiederle se è qualcosa che può fare per... Ma si migliora se c'è la volontà in noi, nel senso che sicuramente Anna mi ha aiutato, ma le cose che mi fa, che proviamo, diciamo, servono comunque, sono già dentro di me in questo caso, e Anna però sa come farle uscire, in modo che se dovesse capitare qualcosa di similare, non è un manuale, ma il corpo e l'anima è preparato, l'hanno già sperimentato. Ecco, perché infatti non... io ho notato la naturalezza anche di accarezzarmi, quel gesto che facevi lento, quando mi hai detto non vorrei che sto facendo qualcosa che non certo, va bene, perché in realtà ti ho rassicurato, e posso dire, non mi vergogno, che quando è risalito su, quando è andato poi nella parte dell'orecchio e del collo, ho provato un brivido di piacere, perché poi effettivamente sono zone erogene, e tu pensavi che stessi esagerando, ma in realtà lo confermo e lo dico, e quando si vive con attenzione qualcosa e con la presenza, l'aspetto del piacere è inevitabile che arrivi, e quindi... Così come tu hai provato piacere quando ho accarezzato certo, tutto il tuo corpo. E oggi non abbiamo usato olio. No. Ah, vuoi raccontare il rituale che si è aperto con il tessuto? Quindi io ti ho fatto sperimentare sia il pizzo che il cotone. Sì. La differenza stessa, qual è stata? Appunto, perché uno pensa che per provare emozioni ci voglia il contatto fisico, assolutamente no, perché diciamo giocando sul fatto e della sorpresa che uno non sa, non lo aspettavo, si può sempre, però di fondo secondo me ci deve essere una sintonia, si può provare appunto con un semplice passaggio di pizzo, oppure l'altro che cos'era? Cotone. Era cotone. Che fra l'altro hai detto che ti è piaciuto di più ecco, il cotone. Per esempio, è piaciuto che magari esteticamente il pizzo è più bello, però da un certo punto di vista io ho gradito di più, quindi quando si è in sintonia, anche uno strumento che non sembrerebbe strumento di piacere esatto, diventa anche quello. E nella zona del corpo
quale è stata la parte? Perché mi hai detto che anche nei piedi avevi la sensibilità. Sì. Sì, diciamo che poi ovviamente ognuno ha i suoi gusti, però e sono sensazioni diverse. Ma se dovessi dire il punto che oggi adesso ricordi, che nella parte del tuo corpo che ti ha dato di più quella... Quella, beh, devo dire la verità, la schiena. La schiena. Però ripeto, è sempre frutto del... Ma è una sperimentazione, magari la prossima volta sarà anche un'altra zona del corpo, o sperimenterai parti del corpo che non sai che tipo di percezione ti danno. Che nemmeno sempre io perché so, certo. La parte igienica, dove tu vieni comunque lavato, non ti consente di sperimentare le stesse cose che possiamo fare qui. Assolutamente, sono due, questo sì, possiamo dirlo senza dubbio di smentita, sono due cose diverse. Comunque ci tenevo a dire una cosa, che appunto l'intimità che si può creare veramente in modo intenso non è detto, come ovviamente nel caso mio e di Anna, visto che io sto facendo un percorso, debba essere preludio di qualcosa di sessuale. Ecco, vogliamo raccontare che non hai avuto neanche una, lo diciamo, che non hai avuto un orgasmo, quindi non c'è stata una finalità orgasmica in ma questo, perché non c'è, perché non era un punto di arrivo. Esatto, ma perché potrebbe anche arrivare, per carità, non sì, certo, però, che... però non era questo lo scopo del rituale, o comunque io non ero concentrato su quello. Lo ripeto, per me, quando, come me l'ha chiesto prima Anna, per me è contato più lo sperimentare la fisicità, sì, proprio la pelle. Cosa, beh, sì, ma fatemelo dire ancora una volta, spero di non annoiare chi segue il canale di Anna, perché adesso forse... sei pronto per la pubblicità. No, forse lo dico sempre che io non mi aspetto niente, e forse è quello di non dare niente per scontato, di non venire qui con dire oggi però c'è il rituale, voglio questo. Uh-huh. E quindi penso che affidarsi esatto, è sempre, penso che l'intesa è frutto della fiducia, e secondo me così né io so Anna come si sarebbe comportata con me, ma nemmeno lei sapeva, perché non lo sapevo nemmeno io, scusate il gioco diciamo di parole. Che, quando avevo detto che ci sarebbe stato in un secondo momento l'approccio con il mio corpo, in realtà è perché magari immagini che le cose possano avere un certo prosieguo, certo. Ma poi la naturalezza, esatto, di ciò che avviene vuol dire che è perfetto così com'è. Io esatto. Sono dell'idea che... Sì. Questa volta, diciamo, non ho usato neanche l'olio, quindi che di solito nel rituale della dea si fa anche il massaggio. Sì. In realtà ho sentito, permettimi Luigi, e penso che sia condiviso, che quello che tu hai provato è stato talmente così forte, sì, che te l'ho voluto far gustare proprio, sì, nel darti più attenzione proprio, sì, nel questo contatto fisico piuttosto che passare al massaggio. Certo, l'olio sicuramente può essere uno strumento, ma non sempre ce n'è bisogno, quindi... Certo, e quindi volevo farti questa domanda, perché dica. Poi fra me e te, adesso al di là di quello che ci siamo detti riguardo alla mia scelta, sì, di aver fatto un percorso differente da come avevo, sì, incominciato. Volevi sapere la mia marca di bagnoschiuma, no? È vero che poi no, hai detto che mi piaceva. Questa no, è un segreto. Questo è un segreto, non lo troverete, diciamo, solo nel manuale a pagina 14, prossimamente in uscita. Dica. Allora, ci tenevo a fare questa precisazione, che poi più che una precisazione è una percezione mia, però una conferma. Ecco, vorrei avere una conferma. Chiaramente se mi devi smentire, smentiscimi, perché è giusto che tu dica esattamente, certo, quello che come è. Ho sempre, certo, esatto, come sempre fatto. Io e te siamo stati sempre sinceri e penso che la stima reciproca venga proprio da questa autenticità. Assolutamente, sì. E quindi ti chiedo,
chi ci ascolta, chi ci vede, chi ci sta seguendo, e probabilmente potrà venire il dubbio di dire, poverino, perché l'ho sentito anche in altre circostanze, lo lasci così col desiderio e non gli fai vivere la sessualità con tutto quello che potrebbe essere un massaggio lingam, in questo caso che è previsto, ma quello che non è previsto è la penetrazione. Quindi la domanda è, cosa possiamo dire a chi ci sta ascoltando e pensa che in questo momento tu sia in uno stato di eccitazione febbrile al punto da stare male e io ti sto, come dire, abbandonando a questa sto guardando la tua espressione, però allora, articolo 21 della Costituzione libertà di parola, pensiero, espressione, manifestazione. Quindi se qualcuno pensa che oddio adesso, no, povero, in un poverino, messaggio ho sentito dire proprio poverino, sì, può darsi, è giusto che ci sia. Se uno vuole la libertà di espressione, è giusto che la lascia anche agli altri, giusto? Tu, certo. In questo momento come ti senti? Felice. È eccitato? Scusami, adesso a questo punto faccio la domanda. No. Ti manca qualcosa? Sincero. Sì, indossare i vestiti. No, eccitato lo sono stato mentre, diciamo, c'è stato questo rituale, non lo nego, ma forse è anche giusto che ci sia. Ma chi pensa che Anna in un certo qual modo mi abbia o mi lascerà, diciamo così, a bocca asciutta, diciamo, mi dispiace, ma allora rispetto l'opinione di tutti, ma vuol dire che... Però penso in questo caso è più importante la tua, perché sei sì, però di quel punto, però vuol dire che non ha capito come mi pongo io, come si pone Anna, perché io non vengo qui con e che mi aspetto un finale, quindi non mi sento né poverino né nessuno qui a colpevole. Abbandonato... Esatto, Anna che mi dice però adesso è finito, assolutamente no, come ci saluteremo? Tra amici, con una stima reciproca e una fiducia veramente rara che non so descrivervi. Se poi a proposito di amici, perché sì, effettivamente c'è un'amicizia, perché sì, noi ci sentiamo a prescindere, certo, dagli incontri, certo. Diciamo che non osserviamo un protocollo rigido che no, ci mette le distanze e quindi c'è no, la professionalità di dire... Però solitamente veniva fatto questo, tu ricordi la mia esperienza in passato di Love Giver, vietava di poter avere scambi, come dire, diretti. Sì. Il rischio era ritenuto legato a un innamoramento e quindi a un non comprendere i confini fra la professionalità, l'amicizia, sì, l'amore. Cosa rispondi a questo proposito? Perché abbiamo parlato di amicizia, sì, però potrebbero esserci dei risvolti, come dire, connessi all'amore. Ma... e quindi ti sentiresti procedere nello stesso modo oppure di mettere una distanza per evitare che possa esserci qualcosa di più? No, io parlo per me. Allora, innanzitutto con i divieti non credo che si vada da nessuna parte. Un protocollo rigido e inflessibile, mi vengono in mente come dire gli imperativi e... Sei comodo? Perché mi sto appoggiando... No, perché mi sembrano cose dittatoriali e indiscutibili. Io non mi sento... Cioè nel tuo caso il sentirci, chiaramente ogni tanto, perché poi ci mandiamo messaggi, certo, anche riguardo tutto, no, quello io che no, è il Covid, io no, o non certo, solo la disabilità, bravi, anche esatto, se tu mi aiuti a avere un quadro un po' più ampio sulla disabilità, e lo apprezzo, sì, perché a volte i tuoi articoli che condividi, sì, diciamo, mi sono che io, utili. Sì, qui diciamo ci sono un po', non dico dei ruoli, però conoscendo più io il mondo della disabilità, anche perché ci sono... Poi anche un modo di conoscere. Ritornando per me al fatto che sì, questi contatti, che diciamo sono frequenti, sì, ti mettono in una condizione ottimale o dentro di te a volte pensi che sia troppo intimo e quindi c'è troppo contatto? No, io lo trovo ottimale, mi trovo bene così, ho ben presente
chi sono, il perché sono qui, l'amicizia con Anna. Per me, capisco che qualcuno va avanti con i protocolli. Per me basterebbe il buon senso, che non viene mai scambiato per un qualcosa di cosa, cioè mi viene da, scusate, lo dico proprio fuori dai denti, cioè la malizia è negli occhi di chi la trova, la vede, perché dove non c'è non si trova. Quindi io non, assolutamente non mi, cioè non faccio nemmeno né un passo avanti un passo indietro. Va bene così. Sai che va bene così anche perché sono 20 minuti e c'è Mario che è venuto a citofonare. Va bene, e quindi dobbiamo salutare. Va bene. Direi a presto. Ciao. Ciao, ciao a tutti.